Esercizio numero 8 del file con le misure ripetute. La lunghezza di un oggetto viene misurata per 9 volte, oppure possiamo immaginare di misurare 9 oggetti simili, teoricamente uguali, e di trovare valori leggermente diversi. Lo strumento utilizzato è un calibro di sensibilità, un ventesimo di millimetro, 0,05 mm. Questo si capisce anche da come sono state scritte le misure. Si vede infatti che il salto da una all'altra avviene per 0,05 mm ogni volta. Questi sono gli scatti tra le misure che sono appunto la sensibilità dell'apparecchio utilizzato. Bisogna riassumere queste 9 misure in una sola, che naturalmente sarà il valore medio, la media aritmetica, cioè la somma di tutti i numeri diviso 9. Poi, come incertezza, bisogna confrontare la sensibilità dello strumento utilizzato, 0,05 mm, con la semidifferenza e prendere la maggiore dei due valori, il maggiore. La semidifferenza, per calcolarla, bisogna individuare il valore più piccolo e il valore più grande, poi fare la differenza diviso 2. Il risultato è 0,075 mm, che è più grande di 0,05, la sensibilità dello strumento. Quindi dobbiamo scegliere 0,075 mm come incertezza di misura. Perciò scriviamo la misura finale come il valore medio più o meno la semidifferenza in questo caso. Poi aggiustiamo la misura togliendo una cifra, lasciando una cifra significativa nell'incertezza, quindi 0,08, e riducendo la misura a due sole cifre decimali, quindi 0,63. Questo è appunto la misura finale. Il significato fisico intuitivo della semidifferenza è che la semidifferenza rappresenta metà dell'intervallo dove sono contenute tutte e 9 le misure effettuate. La misura più piccola è 8,55 mm, tutte le altre misure si trovano qua in questo intervallo fino a 8,70, tutte qua in mezzo, e la metà dell'intervallo che contiene le misure è la semidifferenza.